Conferenza finale del progetto Dopout, realizzato con partner internazionali, con la WISP capofila, col Ministero della Salute e l'Europa all'interno del progetto Erasmus, una delle tante esperienze che la WISP realizza per promuovere consapevolezza, informazione e conoscenza sul tema del doping nelle nuove generazioni. La WISP compie con questo ennesimo progetto 20 anni di impegno su questo fronte. Abbiamo iniziato nel 1998, sempre nel rapporto con il Ministero. Continueremo e proseguiremo con queste iniziative perché abbiamo bisogno di promuovere una cultura della sostenibilità del proprio corpo, che deve essere sempre pulito e non mai aiutato con interventi farmacologici che non garantiscono quello che è per noi il valore dello sport, cioè promuovere la persona, promuovere benessere e promuovere cittadinanza, non uno sport o un'attività finalizzata semplicemente e solamente alla prestazione o al risultato.